Esercizio 11, 100 g di vapore acqueo a 110 gradi centigradi vengono immessi in un recipiente contenente 100 g di ghiaccio a meno 10 gradi centigradi. Trascurando il calore assorbito dal calorimetro e quello disperso all'esterno, calcola la temperatura d'equilibrio del sistema e la sua composizione finale, cioè quanta acqua, quanto ghiaccio, quanto vapore e così via. Questi sono i due grafici. Temperatura-calore per il sistema freddo che parte da meno 10 gradi centigradi e sono 100 grammi di ghiaccio. Qua invece abbiamo il sistema caldo che è vapore a 110 gradi centigradi, quindi è il punto P, è il punto di partenza. Quando questi due sistemi vengono messi a contatto, cioè il vapore viene inserito nel calorimetro dove c'è il ghiaccio assorbe il calore ceduto dal vapore e il vapore si raffredda, il ghiaccio si riscalda. Quando il ghiaccio arriva a 0 gradi, inizia a fondere in acqua liquida. Allo stesso modo, il vapore, quando arriva da 110 a 100 gradi, comincia a condensare in acqua liquida. E c'è da vedere se questo vapore condenserà tutto o in parte e se questo ghiaccio fonderà tutto o in parte. Vedremo tra un po' con i calcoli che il ghiaccio fonderà tutto e inoltre, una volta diventato tutta acqua liquida a 0 gradi, aumenterà anche di temperatura, fino addirittura a 100 gradi. Nel frattempo il vapore, è sceso a 100 gradi e in parte, si è condensato in acqua liquida. A questo punto lo scambio di calore finisce perché il vapore d'acqua è a 100 gradi e è in fase di condensazione. E l'acqua liquida, che era fredda, è arrivata a 100 gradi anche lei. Essendo le temperature uguali, 100 gradi il sistema che era freddo e 100 gradi il sistema che era caldo, non c'è più scambio di calore perché le temperature sono le stesse. Quindi dimostreremo tra poco che la situazione di equilibrio è acqua, tutta acqua liquida a 100 gradi, quindi la temperatura di equilibrio sarà a 100 gradi e la composizione sarà tale che tutto il ghiaccio, 100 grammi di ghiaccio, sono diventati acqua liquida e i 100 grammi di vapore sono diventati acqua liquida e una parte, vedremo che saranno poi 33 grammi, una parte di questo vapore è condensata in acqua liquida. Quindi ci troveremo alla fine 100 grammi d'acqua liquida più 33 grammi che è vapore condensato in acqua e invece il vapore ce ne troveremo 67 grammi perché sono i 100 grammi iniziali meno i 33 grammi che sono condensati in acqua. Ora vediamo come si dimostrano le cose che ho appena detto e come vengono fuori dai calcoli. Cominciamo a calcolare il calore di cui ha bisogno il ghiaccio, questi 100 grammi di ghiaccio, per passare da meno 10 gradi a zero. È un riscaldamento, quindi calore specifico massa delta T. Andiamo a specificare che si tratta di QAB, delta TAB, sono 10 gradi centigradi o 10 Kelvin, che è lo stesso di riscaldamento. Dobbiamo specificare la massa, quanto vale, è la massa G, la massa del ghiaccio, sono 100 grammi di ghiaccio, quindi 0,100 kg. E il calore specifico del ghiaccio vale 2,04 kJ su kJ. Facendo i calcoli sono 2,04 kJ di calore per riscaldare questi 100 grammi di ghiaccio da A a B, cioè fino a 0 gradi. Proseguiamo con la fusione completa. Calcoliamo il calore BC, che sarebbe il calore necessario da dare a questi 100 grammi di ghiaccio, MG, per farli fondere completamente. Quindi utilizziamo la formula della fusione, calore latente di fusione, 334 kJ su kg, per la massa di ghiaccio da fondere, 100 grammi, sono 33,4 kJ. Calcoliamo adesso il calore QCD necessario per riscaldare tutta questa massa che ormai è acqua, non è più ghiaccio, si è fusa tutto il ghiaccio, quindi sono 100 grammi d'acqua, eccoli qui, 0,100 kg. E portare questi 100 grammi d'acqua da 0 a 100 gradi centigradi. Utilizziamo la formula del riscaldamento, calore specifico stavolta dell'acqua, ricordiamo che prima era del ghiaccio, era un valore diverso, dell'acqua 4,186 kJ su kJ e qua dobbiamo mettere la massa dell'acqua da scaldare, sono 100 grammi, eccolo, e delta T, delta TCD, perché stiamo calcolando
questo riscaldamento, delta TCD, sono 100 gradi da 0 a 100. Il risultato 41,86 kJ, è scritto qua. Fino adesso, per portare questi 100 grammi di ghiaccio da meno 10 gradi fino a diventare tutt'acqua liquida a 100 gradi, abbiamo dovuto somministrare la somma di queste tre quantità di calore, che fa 77,3 kJ. Ora vediamo quanto calore sarebbe necessario fornire a questi 100 grammi d'acqua ormai a 100 gradi per farla vaporizzare tutta. Quindi calcoliamo QdF. Utilizziamo la formula della vaporizzazione, quindi calore latente di vaporizzazione per la massa d'acqua da vaporizzare, che è 100 grammi. Calore latente di vaporizzazione è un valore grande, più grande del calore latente di fusione, è quasi 7 volte più grande. Questo significa che per vaporizzare un chilo d'acqua a 100 gradi serve quasi 7 volte più calore che per fondere un chilo di ghiaccio a 0 gradi. Per questo motivo il tratto della vaporizzazione è molto più lungo, è circa 7 volte più lungo del tratto della fusione. Alla fine, facendo questo calcolo, viene 225,6 kJ per vaporizzare tutti questi 100 grammi d'acqua a 100 gradi. Vediamo adesso che succede al vapore. Parte da 110 gradi centigradi e calcoliamo in modulo il calore che deve cedere per scendere a 100 gradi, quindi QPQ. Usiamo la formula del raffreddamento, quindi calore specifico del vapore, per la massa di vapore da raffreddare, che sono 100 grammi, per questo delta TPQ, la differenza di temperatura sono 10 gradi, 110 fino a 100 gradi, quindi 10 Kelvin. Il calore specifico del vapore è questo valore qua, è abbastanza simile al calore specifico del ghiaccio. Risultato finale 1,94 kJ per raffreddare questi 100 grammi di vapore da P a Q. Ora confrontiamo i risultati che abbiamo trovato prima: 77,3 kJ per portare il ghiaccio iniziale fino a 100 gradi, acqua liquida a 100 gradi. Una piccola parte di questi 77,3 kJ di calore che ha assorbito il sistema freddo, li ha ceduti il vapore durante questo primo raffreddamento. Il resto del calore, cioè 75,36 kJ, è la differenza fra 77,3 meno 1,94, li fornisce sempre il vapore durante la condensazione parziale che dal punto Q porta fino al punto E. Si capisce anche che la condensazione del vapore sarà solo parziale, perché una volta che il vapore avrà ceduto questi 75,36 kJ, che sono di meno di 225,6 kJ, che sarebbero necessari, che sarebbe il calore ceduto per la condensazione totale. Quindi una volta ceduti questi 75 kJ in pratica, il sistema freddo si è portato ormai a 100 gradi. E quindi si interrompe il passaggio di calore, perché la temperatura del sistema freddo è diventata uguale alla temperatura del sistema caldo, 100 gradi. Quindi, riassumendo, il sistema freddo per portarsi a 100 gradi ha bisogno di 77,3 kJ e il sistema caldo è in grado di dare questi 77,3 kJ, la somma di 1,94 più 75,36, senza bisogno di arrivare alla condensazione totale di tutto il vapore in acqua liquida. Basterà una condensazione parziale. Per sapere quanti grammi di vapore condensano in acqua, bisogna applicare la formula inversa della condensazione, conoscendo il calore che viene ceduto. Ma vediamo adesso per prima cosa queste formule. Qui ci sono i 77,3 kJ che rappresentano il calore che assorbe il sistema freddo per portarsi a 100 gradi, QAB più QBC più QCD, cioè la somma di questi tre calori che assorbe il sistema freddo per arrivare a 100 gradi. Questo calore assorbito, 77,3 kJ, deve essere uguale alla somma di questi due calori ceduti, quindi da P a Q e da Q a E. Ed eccolo scritto qua, da P a Q, da Q a E. Da qui per differenza si ricava il calore da Q a E,
l'abbiamo detto anche prima, l'abbiamo fatto a mente questo calcolo, 77,3 kJ meno 1,94 kJ sono 75,36 kJ. È questo valore che abbiamo calcolato prima velocemente facendo questo, meno 1,94 kJ. Ora che so quanto calore ha ceduto il vapore condensandosi in acqua, posso calcolare la quantità di vapore condensato, cioè i 33 grammi. Infatti, il calore ceduto in condensazione, 75,36 kJ, si calcola con la formula della condensazione. Calore latente di vaporizzazione, dovrei dire di condensazione, ma tanto è lo stesso valore, per la massa che condensa, che è la nostra incognita. Con la formula inversa troviamo la massa di vapore che condensa in acqua liquida, formula inversa, sono 33,4 grammi, circa 33 grammi. Quindi in conclusione la temperatura di equilibrio è 100 gradi, l'acqua liquida era 100 grammi più 33 grammi che rappresentano il vapore che è diventato acqua liquida, quindi sono 133 grammi di acqua liquida. Il vapore invece era 100 grammi ma 33 grammi sono diventati acqua, sono condensati in acqua e quindi sono rimasti 67 grammi di vapore.